taglio estivo di Matteo, come sta bene con i capellini corti? Stum. Te li abbiamo corti corti, guarda che bello che sei. Matte, ma chi è il tuo parrucchiere? Papà. Papà? Ho portato il libro 101, no, cose che devi sapere di Star Wars. Bravo Matte. Oggi andiamo in un altro parco. Ma mai qualcosa di interessante e intelligente da dire per il video? Ne parliamo dopo per il video. Mamma! Uno! Sei pronta? Io dobbiamo correre! Si tocca correre! Si corre! Ah, pure di domenica! Vai mamma! Dai, dai, vai avanti! Gli anni passano, ma le corse di tram rimangono sempre quelle. Sempre quella, però la domenica, che noia. E neanche troppo fiatone. È un posto. Ci sarà, ti prego. Che casino. Poi c'era il sole, ci siamo spostati di qua. C'erano e c'erano dei ragazzi seduti là, esattamente lì. Appena ci siamo seduti qua, hanno preso e sono andati più avanti. Si sono spostati, si sono seduti altrove. Sì. Non è che dovevano scendere, si sono seduti in fondo al tram dall'altra parte. Non ho parole. Va bene, non è che facciamo così tanto casino. Parliamo normalmente, poi. Vabbè. Che cielo terribile che c'è. Quante passeggiate abbiamo fatto in questo parco. Sì. Quante volte ho portato Matteo a giocare. Sì. Parco dell'infanzia di Matteo. Che adesso vedi che gioca. E quante volte sono venuto qui a correre. Era bello, c'era la pista atletica da un chilometro, quindi ne avevo da correre. Ragazzi, io questo video non avrei voluto farlo. Purtroppo siamo in un periodo di grandi cambiamenti, ma anche di ritorno al passato. Come mai? Ve lo faccio spiegare da Valentina. Allora, anche qui l'8 e il 9 giugno si è votato per le europee, come da noi in Italia, e dai risultati la Germania è, almeno politicamente, divisa in due nuovamente. Guardate questa cartina. Se notate, l'Ovest ha votato più che altro per CDU, CSU, quindi Partito Conservatore. Oh, aspetta, ma sta arrivando il cane zoppo. Il cane zoppo. Come essere interrotta. No, dicevo che all'Ovest hanno votato più per i partiti, il Partito Conservatore, quindi CDU e CSU, mentre all'Est, cioè qui, purtroppo hanno votato AfD, cioè Alternative für Deutschland. Allora, AfD è risultato essere il secondo partito a queste elezioni, ha ottenuto circa il 15,6% delle preferenze e nonostante questo ha avuto un grosso exploit rispetto alle ultime elezioni, mentre invece i partiti della coalizione, che sono al governo, hanno subito una specie di sconfitta, nel senso che hanno ottenuto molti meno voti e quindi anche l'esecutivo inizia a tremare. Allora, normalmente quando in un paese ci sono cambiamenti di voti, ci sono sempre dei motivi dietro. Uno di questi motivi è la sicurezza. Come saprete, in Germania ci sono stati negli ultimi periodi un'escalation, tra virgolette, di attentati, di atti violenti da parte di immigrati. Per esempio oggi ad Amburgo, prima della partita Polonia-Olanda, c'è stato un personaggio che ha minacciato poliziotti e la gente con un'ascia e i poliziotti per reazione gli hanno sparato. E quindi questi episodi violenti fanno sì che molte persone sviluppino una paura per gli immigrati e quindi tendano a dare la loro preferenza a partiti estremisti come AfD. Scusa Matte, non volevamo perderti, sei no. Tanto bello. Hai l'AirTag, con questo non ti perdiamo. Vero Matte? Il cillo ballerino. Matte, ti piace questo parco? Preferisco il parco gomme e più cose. Vabbè, quello prima. Però questo è anche un bel parco, comunque grande, c'è tanta gente. Un altro dei motivi che ha portato tanta gente a cambiare votazione è stato appunto la crisi economica. Questa crisi non è colpa dell'attuale governo, però ovviamente chi si trova in carica si becca la responsabilità. Quindi l'inflazione è stato un grosso problema e ha portato soprattutto le fasce più deboli della popolazione, ovvero persone disoccupate, giovani,
persone con stipendi bassi e con qualifiche basse, appunto, che hanno, che non possono ambire a lavori ben pagati, a protestare, ecco. E una forma di protesta è questa: votare per un partito che promette più aiuto ai tedeschi, meno aiuto agli immigrati, e questo è il risultato. Tutto questo è stato causato anche da un altro motivo, ovvero l'insoddisfazione verso l'attuale governo, verso magari alcune riforme che sono state fatte, che magari hanno portato a delle proteste, vedersi i trattori. Tante riforme che sono state fatte sia per non privilegiare certi gruppi, piuttosto che magari anche delle politiche verdi, non sono piaciute e hanno portato tanta gente che magari non aveva idee anti-immigrazioni o razziste o vicina a AfD a votare magari questi per reazione. E quindi un po' la colpa è anche dovuta a questo governo, secondo me. Allora, un altro fattore sicuramente importante in questo periodo è la guerra. La gente ha paura. Questo governo è molto pro Ucraina, pro finanziamento, manda armi, insomma vuole favorire l'invio di armi. Questo secondo me è uno spreco di soldi, ma è un'opinione. Parlano anche di reintrodurre la leva obbligatoria, quindi molta gente ha paura e quindi come reagisce? Protestando anche attraverso il voto. Allora, AfD ha avuto molto successo fra i giovani. Per la prima volta in Germania per queste elezioni hanno votato i sedicenni e questo AfD lo sapeva e quindi hanno cavalcato molto TikTok, hanno fatto una campagna elettorale pazzesca su questo social, hanno utilizzato questo canale molto più di altri partiti e quindi i giovani se ne sono accorti e anche per protestare hanno aiutato questo exploit di AfD. Le persone hanno un po' cambiato il loro punto di vista, ho visto dei video anche al telegiornale e praticamente molte persone hanno meno paura del cambiamento climatico, anche perché sono subentrate tutta una serie di paure nuove, tipo quella della sicurezza. Infatti i Verdi hanno preso molti meno voti. Se prima erano riusciti addirittura a fare un record e arrivare al governo, perché infatti fanno parte dell'Ampel Coalition, non sono piaciuti più di tanto per alcune misure abbastanza impopolari e quindi hanno perso tantissimo voti. Solo nella zona del Brandeburgo, di Berlino, sono riusciti a vincere, però tutto il resto no. Che poi secondo me le misure impopolari ci vogliono, i cambiamenti si fanno con secondo me le riforme vero. Impopolari, vero, perché sì, fare cose popolari sì, magari ottieni i voti ma poi alla fine cambia niente. Vi faccio un esempio, allora una misura popolare che hanno fatto ha danneggiato il paese. In Italia hanno mandato per anni gente in pensione a 40 anni, hanno mandato gente in pensione con il sistema retributivo dove le persone non pagavano i contributi o comunque non completamente, quindi contavano soprattutto gli ultimi anni in cui la gente tendeva ad avere magari posizioni migliori, meglio pagate, e quindi molta gente è andata in pensione prendendo più di quello che aveva versato, e questa cosa è ingiusta. All'epoca andava bene a tutti così perché la gente giovane votava e quindi prendevano voti. Questa roba qua si è riflessa sui giovani di adesso che si trovano in difficoltà, che andranno in pensione sempre più tardi e che devono lavorare per stipendi molto bassi. Questa cosa non è giusta, secondo me. Purtroppo ci vogliono le misure impopolari, altrimenti non si va avanti. Io la penso così. Di sicuro c'è da dire che AfD ha cavalcato molto il malcontento della gente. Ce n'è malcontento, molto, e trovo che sia un partito, poi è una nostra opinione, che, come dicevo, cavalca molto i problemi della gente senza però avere un programma effettivo. È vero, sono i classici, cioè, partiti di populisti, ce ne sono tanti altri in anche Europa. In Italia, in Europa, dappertutto, e questi in pratica sono bravi, sì, a fare opposizione, cioè fanno a criticare leva, le mosse del governo, sì, magari certe misure impopolari, fanno leva sulle paure. Sulla gente, sulle paure, sulle debolezze. Però cosa propongono alla fine? Niente, perché poi alla fine io ho guardato anche un po' il programma di AfD e questi scrivono tante cose, tipo riportare la Germania ai vecchi fasti, la Germania ai tedeschi, via gli stranieri, via gli stranieri, riduzione dell'immigrazione, controllo dei confini, tante cose che possono essere più o meno opinabili, più o meno giuste, però comunque dici, come le faranno? E quindi non mi sembra che abbiano un programma concreto. Basta vedere che quando da noi
è stato molto sbandierato dalla Lega l'arrivo dell'immigrazione, troppi immigrati, e poi quando hanno avuto la possibilità in realtà gli immigrati sono continuati ad arrivare, a sbarcare. Io comunque la vedo preoccupante, qui ad esempio in Sassonia hanno preso il 31% dei voti, a settembre ci sono le elezioni regionali, sia qui che in Turingia, che sono le regioni più calde. E mi preoccupa parecchio. Sicuramente magari non prenderanno il potere, però stanno crescendo tantissimo. Ma io dico che nella regione la prenderanno il potere, secondo me. Potrebbero, sì. A Berlino invece hanno vinto i Verdi. Ma a Berlino sai cos'è, secondo me? Internazionale, tanti giovani, magari tanti stranieri, non lo so. Quindi ragazzi, voi cosa ne pensate di questa mezza vittoria di FD? Ovviamente queste sono opinioni nostre, solo il nostro punto di vista. Fateci sapere la vostra nei commenti, continuate a seguirci. E noi continuiamo. Scriveteci se la situazione vi preoccupa o se siete favorevoli a questo cambiamento. Noi continuiamo la nostra passeggiata domenicale in questo bel parco. E ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!